Marcello, allora sono arrivati i primi tre punti, che partita è stata? Sì, credo che abbiamo fatto bene noi dal primo minuto dopo il gol che loro hanno fatto. E credo che abbiamo giocato bene il primo tempo e dopo il secondo gol anche credo che abbiamo abbassato un po' i ritmi, loro hanno creato un po' di difficoltà, però sul punto di vista di tutta la partita credo che abbiamo fatto bene il punto tattico, la voglia di vincere ante i nostri tifosi, quindi siamo contenti per quello. Come dicevi tu, dopo un minuto subito sotto sicuramente la paura si è fatta sentire, però avete tirato fuori tutto quello che avete dentro di voi, una grandissima reazione per arrivare poi al 2-1. Che reazione è stata? Quanto ci avete messo per reagire? No, come ho detto, questa è una squadra e dopo di stare sotto nel marcatore abbiamo parlato sempre in campo di che lo possiamo fare. Credo che si è visto quello dentro del campo dove ogni balla lo prendiamo come se fosse la ultima e credo che si è visto sul campo dopo del pareggio. Vogliamo andare di nuovo davanti, abbiamo fatto il secondo gol e dopo abbiamo lavorato bene nel punto tattico e loro non hanno fatto quasi niente nel punto tattico dopo di lanciare solo la palla sopra e cercare qualche spizzicata del loro attaccante. Parliamo della tua partita, tu eri già entrato con la Lazio questa sera dal primo minuto per la prima volta in questo campionato, quanto sei contento della tua prestazione, ti sei piaciuto, come ti senti? Sono contento, però anche so che posso dare ancora di più, devo lavorare il doppio, però credo che partita ogni partita cerca di fare il meglio possibile, mi sto allenando alla massima con la squadra, quindi ce l'ho la voglia, ce l'ho la fiducia del mio compagno di farlo bene, quindi credo che se verrà ogni partita stiga arriva meglio. Adesso solo tre giorni per rifiatare, poi mercoledì contro una grandissima squadra, la Juventus, che peraltro tu conosci bene. Mercoledì cosa servirà? No, prima adesso dobbiamo riposare bene e cercare di arrivare bene domani, vediamo già pensando a quello che sarà la Juve. Sappiamo che è una squadra forte, però credo che nel campo 11 contro 11 si gioca, il che fa meglio vincerà e speriamo siamo noi il che vince.